classe do mundo do futebol, la classe de São Paulo do Brasil, Lele Adani, vai a fare un rosso di pugnette, va là, te il samba do futebol do Brasil, la patria do pallon, va là, te quell'idiota di Cassano, andate a raccogliere. Ragazzi, dovete smettere di seguire questi due imbecilli. Questi due imbecilli. La saga, finché giocano con la Sud Corea, ballano un samba brasilero, un Brasil. Giocano con la Sud Corea, col Camerun. Allora giocano e ballano la samba del Brasile, capito? Poi col Camerun hanno perso, tra virgolette. È vero che giocava il Brasile B, però hanno perso. E si vanno a casa anche quest'anno. C'hanno Neymar, Rodrigo, Rafinha, Vinicius Junior. Ecco, si vanno a casa. Da appena hanno preso una squadrina un po' quadrata, che poi la Croazia gli manca la punta, si vanno a casa. Andale, è finita la fiesta, hai capito? Scusate, ma c'ho il telefono che va in qua e là. Andale, è finita la fiesta, hai capito? Si vanno a casina, raccogliono i cocci e vanno a raccogliere la merda insieme ad Adani e Cassano, capito? Il Brasile con la Croazia è 4-0 e 3-0, c'è solo Modric. Ecco, questo è per dirvi che ascoltare due, perché io sono un idiota anch'io, dunque, però non sono pagato, dico la mia, poi magari mi sbaglierò. Io è in questo torneo che vi dico che per me l'Inghilterra vincerà questo europeo, questo mondiale, però posso sbagliarmi. Anch'io non è che sia infallibile. Però questi qui che si professano i veri profeti del calcio, scusate ma sto facendo manovra, hai capito? Sono due imbecilli, uno con le sue urla e uno con tutto il resto, hai capito? Che si che sono quelli che dicono la verità, quelli che dicono che sanno tutto, che sanno di qua, che sanno. Non sanno un cazzo, ragazzi. Sanno un cazzo come non sappiamo un cazzo noi. Dicono solo delle puttanate. Uno pagato da noi. Uno pagato da noi, quell'altro anche, perché adesso addirittura entrano, hai capito, in trasmissione, fanno tutte ste puttanate qui, hai capito, pagati da noi, hai capito, per dire delle puttanate. Che il Brasile, ve l'ho detto io, ve lo ripeto, appena prende una squadra un po' quadrata, che li marcano, che non gli fanno fare quello che fanno, anche se il Brasile ha avuto le occasioni, la Croazia, la partita l'avrebbe meritato il Brasile, non stiamo qui neanche a discuterne, ok? In quanto occasione e tutto. Però si vanno a casa. Perché? Perché hanno dei giocatori normali. Neymar, Vinicius, quella gente lì, sono normali. Sono un po' più forti degli altri perché il livello è basso. Perché il livello è basso. Ok? Questa è la verità. Non è una patria du football. Signore, il Brasile, che spettacolo. Quando gioca la Sud Corea. Quando gioca contro i mongoloidi, fa il Brasile spettacolo. Quando si c'è da fare quello che deve fare. A casa. E con questa vi saluto e buona serata.